Anticipazioni Beautiful. Trama puntate, dal 1 al 7 marzo 2021. Zoe diventa una spia. Lunedì, 1 marzo 2021. Wyatt svela al fratello l'errore fatto da Sally. Lo ha chiamato Liam nel fargli la proposta di matrimonio. Liam, sbigottito, precisa che tra lui e la Spectra non c'è mai stata nessuna vera relazione. Wyatt, però, non riesce a tranquillizzarsi. I due parlano poi di Hope e dell'assurda decisione di ritornare a lavorare con Thomas. Nel frattempo, nell'ufficio stilisti, Thomas insiste affinché la Logan ceda alle sue richieste. Con la scusa di voler battagliare contro la Intimate, si candida a miglior stilista per poter vincere la guerra. Hope ribadisce di essere ancora titubante. Ha deciso di condividere la custodia di Douglas solo per il bene del piccolo. Niente di più. Poco dopo, Liam raggiunge il suo rivale e lo invita a lasciare in pace la figlia di Brooke. Lui, ridendo, lo prega di non sprecare il fiato. Hope ha già preso la sua decisione, in quanto non lo vuole come collaboratore. E lo invita a non vederlo, come una minaccia. Liam però, gli ricorda quello che ha fatto. Una proposta indecente alla sua amata, in cambio della firma sui documenti, per l'adozione di Douglas. Martedì, 2 marzo 2021. In ufficio, Steffi non nasconde al padre di essere molto dispiaciuta per la fine del suo matrimonio. Per lei, la colpa è da attribuire a Thomas. Il padre non ci sta. Spiega che la sua storia d'amore è in crisi a causa delle forti divergenze sorte tra lui e la moglie, entrambi determinati a difendere i rispettivi figli, senza sforzarsi di venirsi incontro. Steffi ammette che sta cercando di perdonare il fratello per il male che le ha provocato. Ma proprio non ci riesce. Ridge ammette che avrebbe voluto sentire queste parole anche da Brooke, ma lei è inchiodata nella sua posizione, senza alcuna apertura. Il discorso si sposta poi sul rilancio della Hope for the Future. Per la Forrester, Hope e Thomas non devono collaborare insieme. Ridge la vede diversamente. Occorre dare una seconda chance a Thomas, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Hope arriva, proprio in quel preciso istante, e spiega di non aver ancora trovato lo stilista giusto. Steffi, punzecchiandola, dice che le vendite della Intimate sono ottime. Dunque, la Hope for the Future può rimanere nel cassetto. Mercoledì, 3 marzo 2021. Thomas vorrebbe avere una seconda possibilità. Promette a Liam di non avere mire verso Hope. Sa benissimo che lui è un valore aggiunto per l'azienda e che potrebbe aiutarla a rilanciare la sua collezione. Liam, però, non gli crede e lo prega di lasciare in pace Hope. Thomas, più tardi, rincasa ed incrocia Shauna. I due iniziano a parlare di Brooke. Per lo stilista, è una donna negativa, nel senso che ha reso infelice suo padre per troppi anni. La Fulton si rende conto dell'astio che nutre verso la Logan ed inizia a difenderla, affermando di considerarla una donna eccezionale. Rimasto solo, il giovane Forrester fa un sogno ad occhi aperti. Sono passati molti anni e vive con Hope e Douglas, ormai adolescente. Brooke è volata in cielo. E nonostante Hope ne senta fortemente la mancanza, è felice di avere al proprio fianco un uomo straordinario come Thomas. Liam è felicemente sposato con Steffi, mentre Ridge frequenta Shauna. Thomas, quando si ridesta, inizia a bere a dismisura, immaginando la fine della sua nemica numero uno, Brooke Logan. Giovedì, 4 marzo 2021. Alla Forrester Creations, la discussione tra Steffi e Hope continua senza sosta. La CEO chiede alla sorellastra come può pensare di preparare una sfilata in poco tempo senza stilista. La Logan le lancia una sfida. Ne troverà uno al più presto e lascerà tutti a bocca aperta. Nel pomeriggio, Liam raggiunge Steffi, intenzionato a trovare con lei una valida soluzione alle continue ossessioni di Thomas. La Forrester lo ferma subito. Non può schierarsi contro suo fratello. Lo Spencer capisce che la sta mettendo in difficoltà con la sua richiesta, ma Thomas l'ha usata tranquillamente per i suoi scopi. Pertanto, occorre fermarlo prima che sia troppo tardi.
Brooke è sola in casa, con i documenti del divorzio in mano. Hope entra e la abbraccia. Le due parlano di Thomas. Per Brooke, Thomas non va perdonato, in quanto non è affatto cambiato. Ridge pretende questo e lei non può accettarlo. Se solo insieme riuscissero a dimostrare che ha ancora delle brutte ossessioni, il Forrester probabilmente tornerebbe a casa da lei e quei maledetti documenti finirebbero nella pattumiera. Venerdì, 5 marzo 2021. Zoe chiama Thomas, affermando di essere stufa dei suoi continui tentennamenti. Vuole sapere se verrà riammessa, oppure meno, alla Forrester Creations. Il ragazzo la liquida frettolosamente, con la promessa di grandi novità. Brooke, intanto, quando scopre che la figlia intende realmente collaborare con Thomas per il rilancio della sua collezione, è visibilmente preoccupata. Hope la tranquillizza, non succederà mai, ma Brooke stenta a crederci. Con Ridge si sono sempre detti che non avrebbero mai permesso a nessuno di rovinare il loro matrimonio. Eppure eccola qui, con le carte del divorzio da firmare. Ribadisce poi a Hope che quel ragazzo è molto pericoloso. Ridge, e forse anche Steffi, vivono nell'illusione che il loro caro possa guarire senza le cure psicologiche adeguate. Ma non è così. Hope comprende perfettamente il suo discorso. Anche a lei capita spesso di oscillare tra le due versioni di Thomas e non sa bene a quale credere o fare riferimento. Il Forrester va aiutato prima che la situazione degeneri di nuovo. Sua madre concorda. Sabato, 6 marzo 2021. Steffi fa veramente fatica ad entrare nell'ottica della proposta di Liam. Lui la capisce, ma non può agire altrimenti. Più tardi, i due sono da Vinnie, determinati a coinvolgerlo nel loro progetto. Invece del ragazzo, vi trovano Zoe. Lo Spencer pensa che anche la modella possa andare bene, allo scopo prefissato. La Buckingham conferma ai due che Thomas è purtroppo ossessionato dalla Logan. Non fa che parlare di lei, notte e giorno. Steffi però è titubante e comincia a pensare che la figlia di Reese voglia approfittarsi del buon nome del fratello, ma viene immediatamente corretta. È stato il ragazzo a chiederle una mano per far ingelosire Hope in cambio del suo ritorno in azienda. Non ha un lavoro né una casa dove andare, ecco perché non gli ha detto di no. Liam spiega a Steffi, cercando di calmarla, che Thomas non fa altro che manipolare le persone vicine alla Logan per riaverla a tutti i costi. Il ragazzo poi chiede alla ex di riassumere Zoe Buckingham in modo da usarla per smascherare Thomas Forrester e fermarlo una volta per tutte. Domenica, 7 marzo 2021. Zoe non riesce a crederci. Davvero Liam le sta chiedendo di fare la spia? Lo Spencer afferma di aver notato che Thomas si fida di lei. E lui e Steffi hanno bisogno di un aiuto per capire cosa abbia in testa quel ragazzo. Hope, tornata alla Forrester, chiede a Quinn di poterla aiutare come prima stilista per la Hope for the Future. La Fuller risponde che accetterebbe molto volentieri, ma non è quello il suo mestiere. La giovane Logan, poi, incrocia Sally, che però la delude fortemente quando spiega che sta lavorando per la Intimate. Vinnie passa in azienda per vedere come sta il suo migliore amico. Thomas, a sua volta, gli chiede di Zoe. Dopo alcune ore, il Forrester si rimette al lavoro, certo che verrà contattato, al più presto, da Hope. Quinn lo interrompe per aggiornarlo sulle ricerche della giovane Logan e lo prega di insistere. Arrivata sera, la figlia di Brooke passa da Thomas e resta sbalordita nel vedere una tavola apparecchiata per due con tanto di candele. Zoe entra proprio in quel preciso istante. Thomas spiazza la ex dicendo di voler voltare pagina. Anticipazioni Beautiful. Puntate americane. Thomas Forrester collassa. Tradimenti, piani oscuri, segreti, unioni in bilico. È quel che emerge dalle nuove anticipazioni Beautiful sulle puntate americane. Liam e Steffi, manipolati da Thomas, cederanno alla passione, mentre il matrimonio di Ridge e Brooke potrebbe precipitare di nuovo in crisi. Il giovane Forrester, nel frattempo, avrà un malore,
collasserà a causa dei suoi problemi psicologici e si ritroverà a lottare tra la vita e la morte. Liam e Steffi cedono alla passione. Disperata, la Forrester fa poi un accorato appello all'ex. Come vi abbiamo già riportato in un nostro precedente video, Liam e Steffi, a causa delle terribili macchinazioni di Thomas, passeranno una serata insieme, in cui berranno a dismisura. E non solo, perché, nel corso di essa, si abbandoneranno alla passione. Tutto questo avverrà, in concomitanza di un altro accadimento. Il giovane Forrester farà credere al rivale di aver baciato la Logan. Niente di più falso. Ciò che il figlio di Bill vedrà sarà sì un momento di vicinanza, ma non tra Thomas e Hope, bensì tra il ragazzo e la bambola di Hope. Ebbene sì, ossessionato dalla bella Logan, Thomas arriverà ad impossessarsi di un manichino somigliante alla sua amata. Comunque sia, alla vista del bacio, Liam non ci penserà due volte a rifugiarsi a Malibu da Steffi. Quest'ultima, sebbene infastidita dalle continue accuse dello Spencer nei confronti del fratello e nonostante la frequentazione con il dottor Finn, sua nuova fiamma, cosa farà? All'improvviso, poggerà lo sguardo sulla foto che troneggia sulla parete di casa sua, ovvero quella che ritrae lei e Liam insieme. Tuttavia, cercherà di ascoltare le parole dell'ex marito, il quale le riferirà di aver assistito, sbigottito, ad un momento passionale tra Hope e Thomas. All'inizio, la CEO non vorrà credere alle sue parole. Liam, però, riuscirà ad essere molto convincente. E in preda allo shock, inizierà a bere una ingente quantità di drink alcolici in compagnia di Steffi. Ferito dal comportamento della moglie, Liam rimetterà in discussione tutte le sue certezze. E ubriaco, si definirà pentito di aver lasciato Steffi e Kelly per la giovane Logan. Tra i due, così, sarà passione. La Forrester, però, il mattino seguente, si sentirà devastata dai sensi di colpa per aver tradito Finn. Nervosa, dunque, spingerà l'ex a ritornare a casa per avere modo di chiarirsi con la consorte. E gli spoiler annunciano che il dialogo che ne seguirà aprirà finalmente gli occhi a Liam. Hope, infatti, apparirà molto sorpresa, di fronte alle illazioni del marito, che inizierà a farsi mille domande sul presunto bacio. Era davvero Hope quella donna? Steffi, intanto, non saprà davvero come comportarsi con Finn, il quale non solo passerà a trovarla, ma le dirà anche di non volerla assolutamente perdere. Nei giorni a venire, inoltre, la salute di Thomas degenererà di colpo. E purtroppo, il ragazzo arriverà addirittura a collassare. Steffi, intanto, scoprirà di essere in dolce attesa e sarà devastata dai sensi di colpa. Di chi è il bambino? Di Liam, oppure del dottore? La Logan, in aggiunta a ciò, quando il Forrester avrà un malore, deciderà di chiamare proprio Finn, il quale non esiterà a comunicare alle due sorellastre i suoi terribili sospetti circa lo stato di salute del fratello. In un batter d'occhio, tutti i Forrester, compresa Brooke, si riuniranno al capezzale dello stilista, che sempre più grave, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte. E ci chiediamo, si salverà? Liam, in aggiunta a ciò, scoprirà che Thomas custodisce gelosamente una bambola, estremamente somigliante nelle fattezze, ad Hope. Vedremo. Thomas si riprende dal malore. Brooke e Ridge. Matrimonio di nuovo, a rischio? Ma ancora. Steffi non ce la farà a convivere con il dubbio della paternità del bambino. E armandosi di forza e coraggio, deciderà di assumersi le proprie responsabilità e di parlare. Scoperto il tradimento, il dottore deciderà di perdonare Steffi, aggiungendo di voler rimanere al suo fianco, anche se il bambino non dovesse essere suo. Anche Hope, pian piano, verrà messa al corrente della verità. E pur decidendo di non sconvolgere la sua vita matrimoniale, asserirà di sentirsi fortemente disgustata. La situazione, inevitabilmente, avrà delle ripercussioni di non poco conto, anche sugli altri personaggi. Brooke, in particolare, non esiterà ad addossare tutta la colpa a Steffi, spingendo così la figlia a sollevare Liam da ogni responsabilità riguardo al tradimento.
Annika Noël, che come ben sappiamo è l'interprete di Hope, in una intervista, ha spiegato che per il suo personaggio, è molto complesso accettare che, al primo dubbio, invece di affrontarla, Liam, sia corso dalla ex. E per quanto ogni bambino sia da considerare un dono, Steffi potrebbe essere nuovamente incinta di Liam, e non di Finn. Nel frattempo, Thomas si riprenderà, e Brooke proverà ad assecondare le richieste di Ridge ed a concedergli una seconda possibilità. Il Forrester, per far capire di essere finalmente cambiato, sarà vero? Stringerà un patto con la matrigna, avente a che fare con la salvaguardia del benessere di Hope e del suo rapporto con Liam. Lo Spencer, però, non vedrà di buon occhio la decisione dei coniugi Forrester di ospitare Thomas in casa loro. E lo tradurrà come un tentativo di riavvicinamento del rivale verso Hope. Ridge e Brooke, nel frattempo, dopo aver rinunciato al divorzio, faranno di tutto per impedire la nascita di nuove crepe nella loro unione. Tuttavia, Brooke non sembrerà tener fede alla promessa. Anteprime sulle puntate d'Oltreoceano indicano che assisteremo ad un forte scontro tra Steffi e la donna. Che quali conseguenze produrrà? Il riavvicinamento tra Brooke e Bill Spencer. Sappiamo che, dopo l'ennesimo bacio che il magnate darà a Brooke, a seguito di una forte discussione tra la Logan e Ridge, si convince, però, che sia Katie Logan la donna della sua vita. Resta da chiedersi. Ridge verrà a conoscenza del suddetto bacio? Lo scoprirà di persona, o da terzi? Magari da persone, desiderose di distruggere la serenità, faticosamente conquistata dai Forrester? Staremo a vedere. Quel che è certo è che in questa storyline, ben presto, troveranno ingaggio anche Donna e Bridget Forrester. Katie, intanto, messa al corrente dell'ennesimo scivolone del marito, avrà questa volta una reazione più morbida sia verso la sorella che verso lo Spencer. Non resta che attendere le prossime anticipazioni per dettagli più succosi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.